tiene banco il tema delle discariche abusive sul territorio lomellino, un problema che rimane tuttora irrisolto. Stavolta la segnalazione arriva da un nostro telespettatore che ci ha condotto nelle campagne di Pieve del Cairo, in particolare nella zona dell'oleodotto che comprende anche i comuni di Mezzana Bigli e Isola Sant'Antonio, una zona frequentata da molti agricoltori. Nel mirino anche la zona del ponte sul torrente Agogna, nelle vicinanze della raffineria Eni di San Nazaro de Burgondi. Lì, per ammissione del signor Aldo, da diversi anni sono diversi gli incivili e i maleducati che continuano a buttare rifiuti di ogni tipo, anche ingombranti. E da quanto tempo va avanti questa situazione? Se è stato fatto qualcosa dal suo intervento? Non è la prima volta che segnalo questa situazione ai comuni. Segnalo o segnalano, vengono a pulire, dopo un po' di tempo vanno a ributtare l'immondizia e bisogna segnalarle ancora. Cosa dobbiamo dire? Il cittadino segnala. Io non sono malato d'ambiente, non sono fuori di testa, però quando vado in giro, a piedi o in bicicletta, che vedo certe discariche, li devo segnalare. Prego i comuni interessati di venire a pulire il più presto possibile, perché è uno schifo. Bisogna ancora fidarci delle istituzioni. Fanno qualcosa per il cittadino le istituzioni? Questa è la domanda. La situazione delle discariche abusive in Lomellina, secondo il signor Aldo, non è più sostenibile. A essere chiesto è un pronto intervento delle istituzioni per risolvere il problema una volta per tutte. Io faccio l'appello anche ai carabinieri. Quando passano che vedono delle discariche, potrebbero intervenire anche loro. No, c'è sempre il cittadino. E poi mi domando, l'assessore all'ambiente dei comuni cosa fa? Non potrebbe andare in giro nelle zone comunali, nei limiti del suo comune, e segnalare questi rifiuti e far pulire? E questa è la domanda che io mi chiedo.